Teatro Guglielmi, la stagione si trasferisce in un teatro tenda al Parco degli Ulivi, ecco l'ostruzione del comune. La mareggiata di questi giorni ha causato altri danni agli stabilimenti balneari, interventi della regione. Lavori di Gaia Montignoso, 250.000 euro per nuove fognature e il rinnovo dell'acquedotto. Coordinamento del volontariato di protezione civile, il comune di Massa sigla la convenzione con le associazioni. Pulizia dei sentieri del CAI Carrara e detenuti del carcere di Massa, il punto sul progetto iniziato nel 2016. 4 milioni di italiani colpiti dall'influenza, un contagio così aggressivo non si verificava dal 2004. Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Antenna 3. Apriamo il nostro telegiornale con una notizia relativa al Teatro Guglielmi e agli spettacoli in programma. Il Teatro della Città resta ancora sotto sequestro, ma l'amministrazione comunale ha trovato un'alternativa. Una tenso struttura al Parco degli Ulivi che potrà contenere fino a 500 spettatori. È la soluzione adottata dal Comune di Massa grazie alla disponibilità di Fondazione Toscana Spettacolo. Gli eventi saltati saranno recuperati mentre altri sostituiti. Ma ce ne parla in questo primo servizio Benedetta Bianchi. Il Teatro Guglielmi resta sotto sequestro per la tutela della pubblica incolumità, ma a distanza di un mese i sigilli furono posti il 20 dicembre, mentre il sindaco Alessandro Volpi tagliava il nastro del Teatro dei Servi, l'amministrazione illustra alla cittadinanza il piano B per non annullare la stagione. E lo ricordiamo, al Guglielmi non vanno in scena solo gli spettacoli di prosa, ma anche il teatro per bambini e famiglie, il teatro dialettale, la danza, Primavera Jazz, un programma da 1.900 abbonati. Oltre 5.200 biglietti già venduti e 7.350 presenze per gli 8 spettacoli andati in scena. Per questo l'amministrazione non si è arresa e oggi la soluzione è stata trovata. Una tenso struttura grande 32 metri per 34 da installare entro 10 giorni al Parco degli Ulivi. Potrà accogliere fino a 500 spettatori, lo stesso numero del Guglielmi. Una soluzione temporanea, mentre al teatro l'amministrazione continuerà a lavorare e procedere come indicato dalla procura di Massa Carrara per arrivare ad una veloce riapertura. Chi vorrà però avrà diritto al rimborso, ma il sindaco e l'assessore Mauro Fiori sono convinti che sia la strada migliore perché dicono non possiamo lasciare la città orfana del suo teatro. La soluzione è resa possibile dalla collaborazione e dall'impegno, anche economico, di Fondazione Toscana Spettacolo, la cui presidente Beatrice Magnolfi ha indicato nel Guglielmi il fiore all'occhiello del circuito per la particolare fedeltà dimostrata dal pubblico. L'attività teatrale, la vita teatrale è proprio al centro di questa comunità. E non ci sembrava giusto far cadere questo filo di dialogo costante e così ricco e abbiamo cercato di dare tutta la nostra disponibilità all'amministrazione comunale per recuperare la stagione. Devo ringraziare anche le compagnie che si sono rese tutte disponibili a recuperare date, impegni e anche a mettersi alla prova anche loro in una struttura così diversa. Gli amori contrastati sono quelli più forti e quindi mi auguro che i cittadini, gli abbonati, il pubblico ed anche possibilmente il non pubblico si stringano intorno al teatro e rispondano insieme a noi a questa bella sfida. Le compagnie, che stanno rispondendo in questi giorni con grande serietà, hanno dato disponibilità ad adattarsi ad un teatro tenda dove sarà riprodotto il palco, grande circa 10 metri per 12, le quinte, i camerini e dove sarà rispettata per quanto possibile la pianta del Guglielmi. Presto sarà presentato un calendario rivisitato, gli spettacoli saltati saranno riprogrammati, alcuni sostituiti come Grease, in programma questo weekend che non potrà essere riproposto a causa della fine della tournée. Il primo spettacolo ad andare in scena potrebbe essere Medea, in programma come da calendario il 27 e 28 gennaio.
Come avete sentito nel precedente servizio, lo spettacolo Grease in programma dal 19 al 21 gennaio non potrà essere recuperato nel nuovo Teatro Tenda, in quanto la compagnia non ha più date disponibili per la stagione in corso, ma si è resa disponibile per il prossimo anno. Tutti coloro che hanno acquistato il biglietto dovranno necessariamente chiedere il rimborso alla biglietteria del teatro. Coloro che lo hanno acquistato online dovranno contattare direttamente Viva Ticket. Il Teatro Guglielmi negli ultimi anni è diventato simbolo della città di Massa. L'amministrazione non ha voluto spezzare il rapporto che si è creato tra i suoi cittadini e la struttura. L'appello del sindaco in favore della cultura. Sentiamo. In questi anni l'amministrazione ha lavorato per far sì che il Teatro Guglielmi diventasse uno dei luoghi più frequentati dalla cittadinanza e i risultati erano stati più che soddisfacenti, fino al sequestro da parte della Procura nel corso di un'indagine in cui il Comune di Massa si sente parte lesa. Il teatro era aperto quasi ogni giorno e aveva fatto registrare presenze record, per questo l'amministrazione non si è data per vinta. Questo teatro in qualche modo è stato interessato da un'indagine che non riguarda il Comune e quindi però è formalmente sotto sequestro. Abbiamo chiesto alla Procura di poter entrare intanto per cominciare a fare gli interventi necessari per il ripristino delle condizioni di apertura. La Procura, devo dire, ci ha dato veramente massimo ascolto e quindi abbiamo cominciato. È ovvio che i tempi in questi casi sono sempre incerti, noi non potevamo permetterci di rinunciare a questa stagione, a tutte le iniziative, e quindi abbiamo deciso, in attesa appunto che si possa superare definitivamente il sequestro, di avere un altro luogo dove appunto svolgere le nostre rappresentazioni, le nostre manifestazioni e il programma culturale. Annullare la stagione del Guglielmi per il sindaco e l'assessore Mauro Fiori, così come per tutti coloro che hanno lavorato con impegno, avrebbe significato mettere a rischio, oltre ai 20 lavoratori, il patrimonio culturale. E se gli abbonati e i cittadini risponderanno favorevolmente, per il sindaco Volpi vorrà dire che la cultura avrà vinto perché esistente indipendentemente dal luogo. Da qui l'appello del sindaco alla cittadinanza. Veramente gli ultimi anni, ma io penso ci sia una tradizione in questo territorio di grande attaccamento verso la cultura, verso il teatro, e questo è un momento secondo me per dimostrarlo. Se i nostri abbonati continueranno a crederci e quindi continueranno a tenere vivo il loro abbonamento, noi penso che tutti quanti noi riusciremo a fare veramente un passo avanti anche nella crescita culturale di questa città. È una scommessa dell'amministrazione e di Fondazione Toscana Spettacolo che può diventare un'occasione di rilancio. La sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura ha sospeso dalle funzioni e dallo stipendio il giudice Roberto Buffo, arrestato la scorsa settimana, lo ricordiamo, con l'accusa di far parte di un sodalizio criminoso che pilotava le aste al Tribunale di Pisa. A chiedere il provvedimento erano stati sia il Procuratore Generale della Cassazione Riccardo Fuzio, sia il Ministro della Giustizia Andrea Orlando, disposto anche il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura di Buffo. Oltre alla sospensione cautelare obbligatoria in sede disciplinare, la sezione ha disposto la sospensione facoltativa richiesta dal ministro, visto il significativo livello di consistenza probatoria nella commissione di reati gravi e il ruolo centrale svolto da Buffo nella loro ideazione, programmazione ed attuazione, così come richiamato nella motivazione del provvedimento restrittivo. Negli ultimi giorni la mareggiata ha causato grossi danni agli stabilimenti balneari della Costa Apuana. I balneari del litorale alzano la voce e chiedono alla Regione Toscana un sopralluogo nelle zone maggiormente colpite dall'erosione. La Regione anticipa due interventi, il primo da oltre 2 milioni a Poveromo ed uno sul Labello e Frigido. Sentiamo insieme.
La Regione Toscana accoglie l'invito dei balneari del litorale massese a fare un sopralluogo sulle coste del territorio a causa dei danni che, tra le altre, anche l'ultima mareggiata ha riportato, nello specifico nelle zone che già risentivano di problemi di erosione. L'ente quindi interessa il litorale con due progetti programmatici facenti parte del documento operativo per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera. Il primo riguarda il rifacimento a sud del fosso Poveromo per un importo totale di circa 2 milioni di euro e prevede il riutilizzo dei sedimenti accumulati presso il porto di Viareggio per l'alimentazione al litorale in erosione. Per questo intervento è stata recentemente superata la verifica di assoggettabilità a VIA ed è in corso di redazione il progetto esecutivo. L'altro, più complesso, è un intervento di recupero e riequilibrio del litorale tra il fosso Lavello e il fiume Frigido ed è attualmente in fase di progettazione. La Regione l'ha finalizzato con 50.000 euro per il 2017, ai quali si aggiungono ulteriori 100.000 euro previsti per i prossimi anni. L'ultima mareggiata, spiegano i tecnici regionali, caratterizzata da valori di altezza d'onda significativa, nello specifico in corrispondenza della boa di Gorgona, anche superiori ai 7 metri, ha colpito con violenza tutto il litorale della Toscana centro-settentrionale, con evidenti ripercussioni su quei tratti di costa che erano già afflitti da fenomeni erosivi. Per questo, affermano i tecnici, saranno a breve fissate ulteriori visite per verificare e monitorare la situazione. Al via i lavori di Gaia Montignoso. Per circa 250.000 euro gli interventi interesseranno la creazione di nuove fognature ed il rinnovo di parte dell'acquedotto. Entro la primavera 2018 la fine dell'opera. 250.000 euro per i lavori di Gaia a Montignoso porteranno infatti le fognature in via Piedimonte, laddove mancanti, e rinnoveranno parte della rete acquedotto. I cantieri partiranno in questi giorni e realizzeranno interventi per circa 750 metri di fognatura da posare e 750 metri di tubazione acquedotto da sostituire secondo il progetto. La durata prevista per l'intervento è di 70 giorni per le opere idrauliche, che si stima possano essere dunque concluse entro la primavera 2018. Nel dettaglio, ad essere interessata dagli interventi sarà via Piedimonte, nel tratto compreso tra via 8 Aprile e la strada statale 1 via Aurelia. Attualmente le utenze residenti nella zona provvedono alla raccolta delle acque nere tramite fosse IMOF e pozzetti a perdere, mentre i nuovi lavori permetteranno il corretto convogliamento dei reflui nella rete. Non solo fogne, insieme alla presa delle infrastrutture fognarie mancanti, Gaia provvederà a sanare e potenziare la rete acquedotto, sostituendo la tubazione esistente e trasformando gli allacci. L'intervento rientra nel più complesso accordo di programma per la tutela delle foci fluviali e delle acque marino-costiere della riviera Apo-Versiliese ed è finalizzato, oltre che a garantire un servizio più efficiente agli utenti, migliorando le condizioni igienico-sanitarie delle abitazioni, ad ottenere il miglioramento delle acque del reticolo superficiale che recapitano in mare a tutela della balneazione. Piena soddisfazione, ha detto il sindaco Gianni Lorenzetti, questo è un impegno iniziato e preso già nella precedente amministrazione, quando ero assessore ai lavori pubblici. Presto decine di famiglie saranno dotate di un servizio indispensabile. A Massa nasce il coordinamento delle associazioni di protezione civile. Il Comune ha firmato una convenzione con tutte le 11 associazioni riconosciute di protezione civile presenti sul territorio. Un atto che, oltre a ottimizzare gli interventi, permette di gestire quelle fasi emergenziali che rientrano nei piani regionali o comunali. Benedetta Bianchi. Comune di Massa e associazioni di volontariato della protezione civile hanno firmato una convenzione che formalizza il coordinamento delle 11 associazioni operanti sul territorio di Massa dopo una prima fase di sperimentazione. Una collaborazione che permette non solo di gestire un eventuale stato di emergenza, ma principalmente di rispondere positivamente a situazioni che non sono codificate da norme regionali o dal piano di protezione civile comunale. Si tratta di casi per cui è comunque necessario l'intervento della protezione civile, come ad esempio criticità per neve. In questo modo i volontari non agiscono autonomamente come avveniva in passato, ma si coordinano tra loro. Le 11 associazioni faranno riferimento ad un responsabile. Ogni 3 mesi ruoteranno i referenti delle 4 associazioni facenti parte della colonna mobile di protezione civile regionale, ossia ANPAS, Misericordia, Croce Rossa Italiana e VAB, la vigilanza antincendi boschivi. Il responsabile di turno farà da interfaccia tra gli uffici di protezione civile e il coordinamento a cui darà le disposizioni.
Coordinamento disciplina esattamente i movimenti che non rientrano all'interno delle emergenze formali emesse dalla Regione Toscana, quindi laddove non c'è un codice di allerta prefissato, noi abbiamo comunque una procedura, un protocollo da seguire coordinato insieme all'Associazione di Protezione Civile che ci consentono di gestire tutti i casi. Quindi sostanzialmente un bel passo in avanti e un ringraziamento particolare chiaramente agli uffici che ci hanno lavorato, ma soprattutto ai volontari che dedicano del tempo per la protezione del territorio. L'amministrazione mette a disposizione 1.100 euro annuali per ogni associazione, un piccolo incentivo economico ma che dimostra l'impegno nel voler attuare il protocollo, ha riferito l'assessore William Berti. Dal canto loro ogni associazione mette in campo un mezzo e tre volontari. Come sottolineato dal dirigente Fernando Della Pina, nel coordinamento sono incluse tutte le associazioni massesi riconosciute a livello di protezione civile perché è l'insieme delle risorse umane e dei mezzi che permette di gestire le emergenze. La convenzione, attiva già dal 1 gennaio, ha validità annuale. E torniamo a parlare della vicenda degli avvisi di pagamento IMO 2012. Interviene Marco Guidi, coordinatore di Fratelli d'Italia, secondo cui, in base ad una sentenza della Cassazione del 9 dicembre 2015, ai fini della valutazione della prescrizione, varrebbe la data in cui l'avviso viene ricevuto dal contribuente e non la data in cui viene consegnato alle poste. Nei giorni scorsi l'assessore Rutili aveva sostenuto che gli avvisi erano stati consegnati a Poste Italiane prima del 31 dicembre, data della decorrenza del termine di prescrizione. L'amministrazione dovrebbe ammettere l'errore e annullare gli atti senza costringere i cittadini a sopportare i costi di una difesa in sede di connessione tributaria, ha commentato Guidi, informando che Fratelli d'Italia mette a disposizione gratuitamente il proprio ufficio legale nella sede in Galleria Sanzio. E si è conclusa mercoledì un'altra fase del progetto che ha visto lavorare insieme ragazzi del carcere, volontari della sezione CAI di Carrara per la pulizia dei sentieri delle Apuane Carraresi. Il piano dei lavori, iniziato nel 2016, ha riguardato importanti interventi di manutenzione e ripristino. Una significativa collaborazione di pubblica utilità che, visti i risultati, riprenderà in primavera. Michele Ambrogi. Mercoledì si è conclusa un'altra fase del piano lavori che ha visto lavorare insieme alla manutenzione dei sentieri carraresi i volontari della sezione del CAI di Carrara e i detenuti della casa circondariale di Massa. Il progetto, proposto dal Club Alpino Italiano e finanziato dall'amministrazione comunale di Carrara, è stato reso possibile grazie alla sottoscrizione di una convenzione tra l'ente, l'associazione di volontariato, la casa di reclusione di Massa e l'ufficio esecuzione penale esterna. L'esecuzione in lavori di pubblica utilità dei detenuti affidati in prova al servizio sociale è un importante passaggio di civiltà che ha tra l'altro restituito alla collettività antichi tracciati che diversamente sarebbero andati persi e che oggi invece possono contribuire al rilancio turistico del territorio. Visto quindi i risultati positivi ottenuti dall'iniziativa, i soggetti coinvolti si sono ripromessi di proseguire con la collaborazione e di ripartire col progetto in primavera, dedicando questa volta le risorse umane ed economiche ai lavori di manutenzione necessari per l'abbattimento delle barriere architettoniche del rifugio CAI Carrara di Campocecina. È un progetto molto importante che noi abbiamo sostenuto perché riteniamo che sia un progetto dalla doppia valenza, un progetto che ha una valenza sociale perché mira al recupero dell'attività, possiamo anche dirlo in un certo senso produttiva, di chi oggi è recluso e che domani ci auguriamo prima possibile possa rientrare, diventare attivo, operativo nella società. E dall'altro il recupero dei sentieri che serve per conoscere il territorio, per mantenere il territorio, per essere un presidio di salvaguardia, oltre che avere una valenza turistica. È un'esperienza indubbiamente positiva per entrambi perché oltre all'attività fisica si crea un sincronismo e un rapporto empatico sul lavoro che probabilmente molti di loro quando usciranno dalla detenzione ne faranno un patrimonio e quindi sarà un'educazione per loro e un'educazione per noi che ci confrontiamo con chi giustamente, come dicono loro, deve scontare una pena e verso un danno alla società.
Noi teniamo moltissimo a un progetto di questo tipo per un duplice valore, sia trattamentale che poi civile. Trattamentale perché credo che sia importante per persone che hanno sbagliato commettendo il reato avere la possibilità di riscattarsi e quindi di svolgere azioni che vanno a benessere della collettività, in questo campo appunto alla collettività ambientale. Riteniamo che sia un elemento importante del percorso trattamentale di un detenuto, appunto perché il riscatto, la revisione critica passa anche attraverso azioni concrete che loro devono effettuare e mettere in campo a favore di tutti. Seguendo da vicino questo progetto da qualche anno, non posso anch'io che avere un riscontro in termini positivi a livello proprio di rieducazione sociale dei soggetti che sono coinvolti. È un progetto che consente loro di sperimentarsi, perché è importante che esista all'interno di qualunque istituto penitenziario dei progetti che consentono alle persone che si trovano all'interno di poter avere l'opportunità di mettersi alla prova, di poter avere un'altra possibilità, un'altra sperimentazione che in questo caso è tra l'altro a favore della collettività. Riapre lunedì la piscina comunale di Carrara. Il comune ha concordato gli orari per l'utilizzo delle vasche con le società sportive e le associazioni con il fine di organizzare lo svolgimento dei corsi di nuoto per bambini e adulti, lezioni di acqua gym, acqua fitness, gym nuoto ed attività agonistiche federali. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria della piscina dalle 10.30 alle 19 o telefonare al numero 0585 71 419. Ed ora ci fermiamo per un po' di pubblicità, tra poco. Ehi, chi dorme non piglia pesci? Sveglia! Scegli Happy Fish con non solo pesce, un'innovazione al servizio del consumatore. Gusta tutte le novità gastronomiche che Gerardo e Sonia stanno preparando per te, con tante offerte da non perdere. Scampi, filetti di branzino e orata, misto quinoa con bacche di goji, bottarga della Sardegna, gamberoni argentini pescati e congelati a bordo e tante altre novità che puoi scoprire solo da non solo pesce, in via Democrazia 44 a Massa. Anche su Facebook. Brico Center, il tuo vicino di fare. Anche nel 2018 vi aspetto. Anzi, vi aspettiamo. Tanti auguri, buon anno! Anche noi siamo i benvenuti. Ed ora parliamo di Michelangelo Infinito, il film di Sky che ha reso la scorsa estate Carrara set cinematografico. Il protagonista è Enrico Loverso, l'attore che ha riempito nelle scorse giornate la sala del Garibaldi con lo spettacolo Uno Nessuno 100.000. I dettagli da Benedetta Del Padrone. È finito con il tutto esaurito anche nella seconda serata lo spettacolo Uno Nessuno 100.000 interpretato da Enrico Loverso. All'apertura della stagione teatrale carrarese nella stanza del comune di Carrara, l'attore aveva presentato anche l'altro importante protagonista di cui ha vestito i panni, Michelangelo. Loverso infatti è stato anche il protagonista del film Michelangelo Infinito, che ha reso lo scorso agosto la città di Carrara set cinematografico. Il film è la sesta grande produzione cinematografica dedicata all'arte per Sky con Magnitudo Film. È un progetto che coniuga arte e cinema con l'utilizzo di tecnologie avanzate al servizio del racconto. È significativo come il desiderio del pubblico cada su questi racconti che parlano del bello, ha affermato Cosetta Langani, responsabile Sky e direttore artistico del film, ringraziando particolarmente l'amministrazione carrarese e tutta la città di Carrara, che si è mostrata fin da subito collaborativa e soprattutto entusiasta nell'accogliere questo progetto che li ha coinvolti direttamente la scorsa estate. La Langani non ha dimenticato di menzionare anche la disponibilità delle maestranze locali, in particolare le mani di Diego Zampolini, il direttore dell'Accademia di Belle Arti Luciano Massari per aver prestato le opere ed infine la famiglia Borghini per aver messo a disposizione la location, le cave.
Come hanno raccontato, la decisione di girare il film alle cave è stata una scelta produttiva molto impegnativa, ma quello era il luogo ideale per far rivivere Michelangelo. Un buon incontro tra pubblico e privato con lo scopo del bene comune, ha dichiarato Federica Forti. L'assessore alla cultura durante l'incontro ha anche anticipato l'inaugurazione del Museo di Michelangelo il prossimo 2 giugno, dove ci sarà anche una mostra fotografica dedicata a retroscena del film che attendiamo di vedere entro il 2018 nelle sale nazionali e internazionali e successivamente nei canali Sky. Quasi 4 milioni le persone colpite dall'influenza in Italia. Dal 2004 non si verificavano così tanti casi, ma il picco è delle ultime settimane. A dirlo è l'Istituto Superiore della Sanità. Sentiamo. La circolazione del virus influenzale quest'anno è molto intensa, superiore alla pandemia del 2009, paragonabile solo alla stagione del 2004, dice Antonino Bella del Dipartimento Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità e curatore del bollettino Influnet. Il contagio è particolarmente aggressivo, chiarisce, anche perché a circolare il cosiddetto ceppo B, non contenuto nel vaccino trivalente. Risulta coperto quindi chi ha fatto il quadrivalente. Questo, continua Bella, varia da regione a regione. Dall'8 al 14 gennaio il numero degli italiani colpiti dall'influenza risulta superiore a 830.000 casi. Gli italiani messi a letto dal virus sono quasi 4 milioni. Ciò emerge dal nuovo rapporto Influnet a cura dell'Istituto Superiore di Sanità relativo alla seconda settimana del 2018. Ma sono i bambini ad essere maggiormente colpiti. Anche 3 donne in gravidanza, 340 casi gravi di influenza, confermati da settembre ad oggi. Ben 30 i decessi. La Lombardia è la regione in cui, causa anche una migliore sorveglianza, se ne sono registrati di più, 45 gravi e 5 decessi. Ciò è quanto si legge su Flu News, rapporto settimanale pubblicato su Epicentro, il portale per la sanità pubblica dell'Istituto di Sanità. Secondo il nuovo bollettino aggiornato con i dati della prima settimana, in 4 dei 30 casi i soggetti deceduti non presentavano condizioni di rischio preesistenti. Dei 140 casi gravi, il 60% è uomo e l'età media è di 61 anni. Nell'81 dei casi presentavano almeno una condizione di rischio che ha predisposto il complicarsi delle condizioni cliniche come diabete, malattie cardiovascolari e malattie respiratorie croniche. Tutti, conclude Bella, sono stati ricoverati in un'unità di terapia intensiva o subintensiva. Il virus è stato isolato nel 40% dei deceduti e nel 48% circa dei casi gravi. Siamo arrivati al momento degli auguri e andiamo a scoprire chi festeggiamo questa sera. Ancora tanti cari auguri al mio cugino Marco. La ricicleria Asmio di Via Dorsale a Massa, a causa di motivi tecnici logistici, interrompe i servizi ai cittadini fino a lunedì 22 gennaio incluso. Asmio informa inoltre che la normale attività riprenderà nella mattinata di martedì. Domani alle ore 18 il Museo Diocesano di Pontremoli ospiterà il primo appuntamento della rassegna Musei Musica Note d'Inverno. Ad esibirsi sarà Deborah Petrina, cantante, pianista, compositrice e danzatrice, che rappresenta un unicum nel panorama italiano, sintetizzando con classe visionaria un obliquo e sensuale cantautorato con le sperimentazioni del pop rock, elettronica, musica d'avanguardia e jazz. Stimata da David Byrne, che ha spesso pubblicato i suoi brani nelle sue radio playlist di preferiti, ha registrato il suo quarto album come cantautrice. Ed ora siamo arrivati al momento dei saluti, non ci sono infatti notizie dell'ultimo momento, quindi il nostro telegiornale termina qui. Vi lascio come tutti i weekend in compagnia di Paolo Lunini e della rubrica da lui interamente curata Meteo Weekend. Buon proseguimento e arrivederci. Il meteo è presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare.
Buonasera e ben ritrovati a Meteo Weekend, l'appuntamento settimanale dedicato alla meteorologia. Un clima decisamente dinamico, altalenante, quello che ci stiamo lasciando alle spalle. Abbiamo avuto infatti un rincorrersi di giornate dal meteo diametralmente opposto. Abbiamo avuto fasi molto soleggiate e secche, alternate invece a delle piogge e dei rovesci. Il tutto quindi in un clima che ricorda più la stagione primaverile, un mese ad esempio come marzo, rispetto che gennaio in cui realmente siamo. Tutta colpa di un intenso flusso di aria umida e instabile di origine atlantica e infatti il protagonista assoluto della settimana appena trascorsa è stato il vento dapprima di Libeccio e poi di Maestrale con raffiche molto forti sulla nostra provincia in maniera un po' più attenuata, ma in alcune zone della Toscana centro-meridionale, specialmente sul litorale e sull'arcipelago, vento davvero molto forte che in alcuni casi ha superato i 100 km orari. E non poteva mancare con questa forte ventilazione occidentale un'intensa mareggiata fra le più forti degli ultimi anni, quantomeno paragonabile a quella del dicembre 2011. Abbiamo avuto anche sul nostro litorale apuano e versiliese delle onde fino a 4-5 metri sotto costa, mentre pensate al largo, specialmente nella zona attorno alla Gorgonia, alla Capraia, le onde hanno toccato i 7 metri di altezza. Dando uno sguardo alla nostra mappa sinottica si nota molto bene questo flusso intenso di aria umida e mite di origine atlantica, lo vedete qua evidenziato da queste isobare fitte che significano venti molto forti. Infatti avrete sicuramente visto anche sui TG e sui giornali nazionali di quella forte tempesta che ha interessato il nord Europa, denominata tempesta Friedrich dal centro meteorologico di Berlino, che ha portato delle raffiche da ovest, pensate, fin quasi a 200 km orari, specialmente tra l'Olanda e il nord della Germania, con molti danni e purtroppo anche delle vittime. Ebbene, il centro-nord dell'Italia si è trovato proprio ai margini di questa tempesta Friedrich, con appunto il tempo dinamico a tratti perturbato che abbiamo da poco descritto. Da sottolineare infine questa zona di alta pressione che attualmente vediamo in pieno Atlantico. Ebbene, questa area tenderà progressivamente ad avanzare verso est, interessando settimana prossima, almeno nella prima parte, anche il Mediterraneo, con quindi una progressiva stabilizzazione e miglioramento delle condizioni meteorologiche. Ma prima concentriamoci sulla previsione per il fine settimana, partendo da sabato, giornata che si aprirà, lo vediamo anche dalla nostra grafica, con un cielo sereno o poco nuvoloso, da segnalare delle sottili velature in transito da ovest e dei locali addensamenti a ridosso dei rilievi. Nel pomeriggio avremo poi un temporaneo peggioramento, infatti aumenterà in maniera anche abbastanza veloce la nuvolosità a partire da ovest, fino ad avere un cielo molto nuvoloso, a tratti anche coperto tra il tardo pomeriggio e la serata, soprattutto sulla parte meridionale della provincia, quindi tra la fascia costiera e le Apuane. E soprattutto a ridosso delle Apuane, verso sera non si esclude anche qualche breve, debole precipitazione con eventuale nevischio al di sopra dei 1400-1500 metri, fenomeni comunque di breve durata che già nel corso della nottata tenderanno ad allontanarsi. Le temperature saranno in diminuzione, specie nella seconda parte della giornata, entrerà infatti dell'aria un po' più fredda in quota. La ventilazione ancora dai quadranti occidentali, quindi tra Ponente e Libeccio, dapprima deboli e moderati, in rinforzo dal pomeriggio con delle possibili raffiche a fine giornata, specie lungo la fascia costiera. E il mare, il motondoso, risentirà ancora di questa tesa ventilazione occidentale, infatti avremo un mare ancora molto mosso, localmente agitato verso sera con un proseguio di mareggiata, seppur più attenuata rispetto ai giorni scorsi, lungo il litorale a Poversigliese. Passiamo adesso alla previsione per domenica. Vediamo un rapido e deciso miglioramento fin dalle prime ore e al mattino ritroviamo un cielo sgombro da nubi praticamente su tutta la provincia con un'ottima visibilità. Farà infatti ingresso dell'aria più fredda ma anche più secca che appunto ripulirà rapidamente dalle residue nubi di sabato sera, sabato notte. Al pomeriggio
poche variazioni, ancora prevalenza di sereno sulle zone pianeggianti e costiere, qualche velatura assieme a qualche addensamento di scarsa consistenza potrà formarsi soltanto tra l'Alta Lunigiana, l'Appennino e le Apuane, ma assolutamente senza la minaccia di precipitazioni. Le temperature saranno in ulteriore lieve calo, le minime del primo mattino. Di giorno invece valori abbastanza gradevoli, compresi in pianura tra 11 e 14 gradi e con tassi di umidità in diminuzione, quindi un clima secco. La ventilazione da nord-ovest, quindi maestrale lungo la costa, tramontana nell'interno, debole o moderata con dei residui rinforzi al mattino. Il mare infine ancora molto mosso al mattino, poi tende progressivamente ad attenuarsi sotto costa fino a mosso dal pomeriggio. Concludiamo la puntata con uno sguardo alla tendenza per i giorni successivi. Come abbiamo accennato all'inizio, una espansione dell'alta pressione dall'Atlantico verso il Mediterraneo e l'Europa garantirà almeno fino a metà settimana, quindi almeno fino a mercoledì compreso, tempo stabile e soleggiato. Da segnalare soltanto degli innocui e temporanei addensamenti stratiformi, soprattutto lunedì, mentre martedì e mercoledì dovrebbero essere giornate prevalentemente soleggiate, quindi con cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature saranno in aumento, si riporteranno al di sopra delle medie stagionali, specie nei valori diurni, ancora piuttosto freddo invece al primo mattino con delle residue brinate nei fondovalle interni, ad esempio nelle conche della Lunigiana. Bene, per quanto riguarda il meteo, al momento ci fermiamo qua, ma vi consiglio di seguire gli aggiornamenti quotidiani che potete trovare su internet all'indirizzo www.meteoapuane.it. Vi auguro infine una buona serata e un buon fine settimana.